Benvenuti a una nuova puntata di Terre di Lombardia tra acqua e natura. Oggi parleremo di due canali belli, che sono il canale Vacchelli, dove ci troviamo oggi, e in seguito parleremo del canale Muzza. Adesso parliamo del canale Vacchelli. Canale Vacchelli che nasce proprio qui, l'altro suo nome è Marzano. Canale Vacchelli che nasce proprio qui, a Bocche di Marzano, a Spino d'Adda. Il nome Vacchelli, appunto il nome con cui è più conosciuto, è perché fu proprio il senatore Vacchelli, alla fine dell'Ottocento, a realizzare questo canale, che è lungo 35 chilometri, inizia qui il suo percorso e alla fine della sua corsa arriva a Tombe Morte in provincia di Cremona e getta le sue acque nel Naviglio di Cremona e nel Naviglio Pallavicino. Il senatore Vacchelli alla fine dell'Ottocento creò questo canale perché ci fu una grande carestia, grossi problemi nell'agricoltura e quindi decise di realizzare questo canale che deriva l'acqua dal fiume Adda. Fiume Adda che deve il suo nome, è di origine celtica e deve il suo nome alla parola Abdua che significa acqua corrente. Qui vediamo in questo dipinto appunto il canale Vacchelli, questo dipinto è di circa 3 anni fa e raffigura il canale Vacchelli al mattino, spesso specialmente d'inverno si forma questa foschia, queste bellissime atmosfere che mi piace realizzare nei dipinti. Ecco un altro dipinto del canale Vacchelli. Mi piace questo canale perché lungo il suo percorso di 35 chilometri ci sono molti ponti e sono ponti davvero caratteristici, spesso in mattoni crudi come questo e sono sempre a 2-3 arcate, quindi sono suggestivi. Ora parliamo di chi ha creato questi canali. Appunto alla fine dell'Ottocento non c'erano ancora le macchine e questi uomini addetti alla realizzazione delle sue sponde erano chiamati cariolanti, scariolanti e badilanti. Queste persone con la sola forza delle braccia hanno realizzato le sponde di questo canale. E era un lavoro veramente molto molto faticoso. Naturalmente hanno smesso questo tipo di lavoro negli anni 40 con l'avvento delle macchine. Ma poiché il loro era un lavoro veramente duro e faticoso, un modo per dimenticare, diciamo, la fatica, per così dire, era quello di cantare. Quindi quando creavano queste sponde, i ponti, eccetera, intonavano spesso canti proprio per, diciamo così, dimenticare la fatica. Ecco, questo è un altro dipinto ancora del canale Vacchelli, che ritrae sempre questi ponti caratteristici. E queste dove siamo oggi, in questo punto, a Spino, l'atmosfera è, diciamo, di un brillante, di sole e tutto verdeggiante. A me, in particolare, piace invece i colori dell'autunno, i colori dell'inverno, perché hanno più atmosfere, si creano delle atmosfere particolari
Infatti, come dicevano i greci, di cogliere l'attimo, proprio in quei momenti si può proprio realizzare questo incontro fra chi dipinge e il luogo in cui si trova, come una specie di simbiosi. Quindi è bello anche adesso vederlo verdeggiante e con l'acqua che scorre. Però, diciamo, in altre stagioni è altrettanto suggestivo. Naturalmente il canale Vacchelli, o detto anche Marzano, come abbiamo detto, è anche ricco di pesce. Però forse tutti non sanno che tra i tanti pesci che ci sono qui, come cavedani, balbi, carpe e altri pesci, troviamo anche l'alborella, che è quel tipo di pesce piccolino tipico per la frittura, per così dire. Ecco, la particolarità di questo pesce, che non tutti sanno, che con le squame dell'alborella si lucidano le perle, quelle naturalmente artificiali. Qui ci troviamo invece sul canale Muzza. Siamo nella località di Conterico. Conterico è una frazione di Paullo. L'etimologia del nome Paullo deriva dalla parola latina padulus, che significa palude, perché qui sussisteva il lago Gerundio, di cui parleremo fra poco. Intanto parliamo della Muzza che vediamo in questo dipinto, in un giorno di nuvole e riflesse. Allora, la Muzza deriva il nome dalla gens Mutia, che era una famiglia appunto dell'antica Roma, che qui aveva dei territori, e Tito Muzio, che era appunto il capostipite, per primo realizzò un canale che dal fiume Adda, diciamo, bagnava i suoi possedimenti. Quindi da allora venne chiamato Acque Mutie. Lui era un ingegnere. La Muzza nasce a Cassano d'Adda, diciamo, dove c'è il castello di Cassano d'Adda, dal fiume Adda che incrocia con il canale Pecchio, che proviene dalla centrale Rusca. L'incrocio fra Adda e questo canale, che è appunto Pecchio, diventa la Muzza. Muzza, che è veramente appunto antica, abbiamo detto. I lodigiani poi, a un certo punto nel 1200, la prolungarono appunto nel territorio lodigiano. L'acqua oggi, devo dire la verità, è molto alta. Io sono passato anche in altri momenti, in altre stagioni. Oggi devo dire che è molto alta. Comunque è un fiume, anche questo, pescoso, e soprattutto è utilizzato per l'irrigazione. Qui è un altro dipinto dedicato alla Muzza. Qui siamo in un momento, in una stagione, dove vediamo la vite americana, che è quel tipo di foglia, diciamo, color rossiccio, molto bella. E anche intorno vediamo gli alberi che hanno questi colori autunnali. Ma parliamo del gerundio, perché qui
in questo territorio c'era il lago Gerundio. Allora, il Gerundio deriva dalla parola Gera, che è anche il territorio della Gera d'Adda, che vuol dire ghiaia. Lago Gerundio, che era un lago molto esteso, ma poco profondo. Era veramente esteso perché copriva le zone in parte di Bergamo, Crema, Cremona e Lodi. Per i romani era chiamato il Mare Padano. Per le dimensioni, ma probabilmente perché la parola mare stava per mara, che in latino vuol dire palude. Infatti, nei secoli il gerundio è stato anche un, diciamo, veicolo di malattie, di diciamo, paludi malsane. I romani qui adoravano la dea Mefite. Infatti, nel territorio del lago Gerundio hanno trovato negli scavi gli altari e le, diciamo, aree oppure degli scritti proprio dedicate a Mefite. Mefite, che per i romani era una dea buona. Mentre con l'avvento del cristianesimo divenne una dea cattiva. Mefitico ai giorni nostri sta per esalazioni pericolose. Infatti, nel tempo, questo lago, che è stato prosciugato in parte dai romani, ma soprattutto dai monaci benedettini, era pericoloso. Un tempo questo territorio si chiamava anche Isola Mosa. Il lago Gerundi aveva due isole: l'isola Fulcheria, dove è nata Crema, e il Monte Ghezzone, dove è nato Lodi. Su questo lago molto esteso, nel tempo, ma anche proprio nei millenni, era solcato dalle piroghe. Piroghe, diciamo, quindi stiamo parlando di 3-4 mila anni fa, e naturalmente anche più indietro, e queste piroghe erano fatte in un unico tronco e soprattutto queste piroghe le possiamo ancora vedere e trovare al Museo di Crema, perché nel tempo, negli anni, hanno trovato dei reperti importanti, si può dire quasi intere. Un'altra cosa particolare che dobbiamo dire di questo lago e di queste piroghe è che in alcuni cascinali, fino a qualche anno fa, in mezzo magari alla campagna oppure semplicemente in prossimità del cascinale, si vedevano come delle colonnine in marmo con degli anelli. La gente pensa che sia una colonnina messa lì, magari per attaccare un animale. In realtà sono le colonnine dove attraccavano queste piroghe. Lago Gerundio, che ai più diciamo, aveva queste sponde, e se noi passeggiamo lungo questo territorio, noi immaginiamo di vedere un campo di grano, di frumento con una sponda, diciamo così, come un rilievo, e noi immaginiamo che sia semplicemente un rilievo di terra. In realtà, ad un occhio attento, ma deve essere veramente un esperto, in realtà sono le sponde del lago Gerundio che ancora adesso in alcuni tratti l'acqua non esiste più. Diciamo, formavano proprio le sponde di questo lago. Ora raccontiamo una storia che riguarda sempre il gerundio, molto molto particolare, che non tutti conoscono, e cioè la storia dell'Enel e del mostro che molti dicono un cane, ma in realtà, diciamo, è un mostro che sputa fuoco a sei zampe. Proprio in questa zona, qui nell'Odigiano, Enrico Mattei e l'Enel trovò uno dei primi giacimenti. A quel tempo, stiamo parlando degli anni 50,
i loghi, come adesso chiamano i brand, non erano ancora una cosa così di moda, così importante, ma Enrico Mattei, che era un precursore, decise di creare un logo proprio per l'Enel. Ora indisse un concorso a cui parteciparono grafici, disegnatori, persone comuni. Tra queste persone partecipò un grafico che era già conosciuto a quel tempo e decise di fare questo mostro. Adesso facciamo un attimo di pausa perché spieghiamo perché questo mostro e poi torniamo a questo punto dove mi sono fermato. Perché come tutti i laghi, qui esisteva un mostro e si chiamava Tarantasio. Questo lago, questo drago, questo mostro, diciamo, imperversava con questo alito pestilente e diciamo, la popolazione aveva paura, ma nello stesso tempo diciamo, era consapevole che secondo loro esisteva. Quando nel secolo scorso in questa zona vennero scoperti dei resti di ossa molto molto grandi, la gente, non c'erano ancora gli studi sui dinosauri, sui brontosauri, i giurassico, il cretacico, avvalorarono la loro tesi dicendo, vedete, noi certe volte pensavamo che questo mostro non esisteva, invece queste sono le ossa di Tarantasio. In realtà con il tempo si è scoperto che erano invece le ossa di antichi cetacei quando la Lombardia, cioè intanto l'Italia, 25 milioni di anni fa era coperta dal mare. E quindi quando il mare si è ritirato, ha, diciamo, lasciato i resti di questi cetacei che vivevano in questo mare primordiale. Ora torniamo all'Enel perché questo disegnatore a un certo punto decide di fare questo mostro prendendo spunto da Tarantasio a sei gambe che sputa fuoco. Lui però non vuole partecipare col suo nome perché dice no, io sono già affermato, già mi sembra un disegno un po' particolare, quindi meglio di no. E allora cosa fa? Chiede a un prestanome e chiede a prestanome, qualcuno dice che era il suo custode, qualcuno il suo amico. Resta il fatto che lui partecipa a nome di questo grafico, la casualità o la fortuna vuole che vince il concorso. Ma la beffa finale è che lui non ha potuto dimostrare che era suo il marchio. Da allora Enel ha avuto questo marchio, ma chi ha intascato i soldi e poi sembra che sia anche scappato via era questo prestanome o custode di questo grafico. Termina qui questa nuova puntata dedicata alla Muzza e al canale Vacchelli. Come sempre vi voglio lasciare con una frase. Questa volta, però, siccome mi piace anche scrivere, ho scritto anche libri di poesie e racconti, voglio dedicarvi questa mia frase dedicata alla natura. E dice: la natura si farà sempre ammirare nella sua inarrivabile bellezza, ma non rivelerà mai i suoi intimi segreti. Primo fra tutti, la sua immortalità.